Stiamo prendendo il gatto più grasso del mondo. Puzzi. Chiudo questo che così mi puoi uscire. Dov'è? Lì. Questo gatto ciccione. Il gatto più grasso che io abbia mai visto. Però è una... Patata. È una patata. Come si dice in tedesco? Kartoffel. Uno, due, tre. Angel people! Allora, quest'oggi sono qui con mia cugina, lei è Sara. Siamo... dove siamo, Sara? Siamo a casa sua, lei è francese. E infatti lei si vergogna tantissimo per come parla, perché ha l'accento francese. Però lei è bellissima, quindi... E quindi, sì. Allora, oggi cosa che facciamo? Cioè, cosa che faccio? Più che altro? Rispondere alle domande. Ok, quindi, cominciamo. Prendi il cellulare, il lettore musicale, riproduzione casuale. Cosa ti ricorda quella canzone? Oniro Label. E l'amore qua di Briga? La conosci? No. Non l'ho mai sentita. E mi ricorda quando ero a scuola e mi stavo preparando per l'esame di terza media e quindi ascoltavo questa canzone. YouTuber preferito? Il mio YouTuber preferito è Norman. Allora, Norman è uno YouTuber francese che mi ha fatto conoscere ed è questa qui. No, a parte gli scherzi. Il mio YouTuber preferito non ne ho uno, perché a me piacciono tutti i YouTuber che seguo, quindi non saprei. E il mio più grande sogno? Il mio più grande sogno è andare a vivere in America. Sei bellissima, mi saluti, sono Chiara. Ok, allora, adesso mettiamo... Ciao Chiara! Fantastica. I'm Simo mi chiede se credo nel destino. Chiaramente io non lo so, però penso di no. Ciao Simo! Rossella Napoli mi chiede se ho mai visto dei Vampire Diaries e cosa ne penso. No, non l'ho mai visto, però voglio cominciare a vederla, solo che sto iniziando a vedere Pretty Little Liars. E ormai so già chi è A, mi hanno spoilerato chi è A, l'unica serie. E quindi dopo che ho finito Pretty Little Liars guarderò anche The Vampire Diaries. Rachele Moretto mi chiede con cosa registro, con cosa edito e le miniature con cosa le faccio. Allora, registro con la GoPro, edito con un programma che si chiama Adobe Premiere, però ci sono, ve lo do, ce la faccio, ed edito con un programma che si chiama Adobe Premiere, lo lascio solo facilitare questo qui. E le miniature le faccio con Picmonk, che è questo programma qui. Ciao Rachele! Ludovica Ligori, non lo so. Se fossi una serie, chi vorresti che si sedesse su di te? Massimo 3 persone. Mi saluti, sei bellissima. Tora, vorrei che si sedesse su di me. Justin Bieber. Cara delle Vigne. E Logan Lerman. Ciao Ludovica! In Love With Us, che è una mia amica che ho incontrata a Milano, Martina, mi chiede se sono mai stata in un concerto. Sono l'unica persona della Terra ad essere mai stata su un concerto, ma prima o poi ci andrò. Seconda. Poi mi chiede se mi piace il sushi. Sì, io e lei lo adoriamo, il sushi. Sì, sono giusti che gira. Adoriamo soprattutto il sushi con il salmone. Mi chiede se mi piacerebbe tornare in Inghilterra. Ovviamente sì, adoro l'Inghilterra, ho adorato la vacanza che ho fatto e quindi vorrei anche ritornarci, non solo visitare il paese in cui sono stata, ma anche visitare Londra e tutti gli altri posti. E come chiami mia mamma? Mamma? Faccio ora sotto? Mamma, stavo registrando un video in questo momento. Stai per finire su YouTube, lo sai? Ok, ciao mamma, ti chiamo dopo. Ciao, lo sto facendo. Ciao. Nox Simeon mi chiede se ti faresti mai i capelli blu. Secondo me saresti benissimo, ti voglio bene, by Nox. Sì, mi farei tutti i capelli blu, solo che mia madre non me li lascia fare, però li vorrei tantissimo fare quando sarò grande, li farò di sicuro. E non so se starei bene, perché non tutti stanno bene con i capelli blu. E anche ti voglio bene e... Ciao Nox! Brava. Poi c'è una mia amica che si chiama Aurora che mi scrive qual è il mio negozio di abbigliamento preferito. Il mio negozio di abbigliamento preferito... Sì, Primark. Giusto, mi conosce più di quello che penso. Sì, il mio negozio preferito è Primark, perché ci sono visti bellissimi a poco prezzo, quindi Primark. Azza Y Arendt Hiar mi chiede se sono pro o contro le relazioni a distanza.
Sinceramente non lo so. Perché sei pro o contro, Sara? Non so. Cioè, non so. Pensi che sia giusto? Ma non so da che cosa sono! Alla relazione a distanza con la prima del tuo fidanzato che magari abita a Londra e tu sei qua. Ma ci siete già visti? Sì, ci siamo già visti, oppure ci vivete. Vabbè, tanto tempo, per tutta la vita. No, non vi vedete mai praticamente, perché... Ah. Allora, io penso che non è molto bello, perché non si sa mai se tipo il suo fidanzato... Non sai cosa fa, cioè forse con un'altra ma non te lo dice, o forse... Esatto. O forse, cioè, visto che non vi vedete mai, non sapete mai cosa fare. Però l'importante è che ci sia l'amore, quindi sì, se ci siamo, però non si sa se ci siamo veramente, perché... però per amarsi secondo me c'è bisogno anche di vedersi, cioè sì, però... perché non si può amare e non vederci, cioè ti amo però sei l'onda, dunque è come dire però sì, secondo me è una cosa molto bella, quindi l'importante è che ci si vuole molto bene. Veri Cuore mi chiede qual è il mio youtuber preferito. Ho già risposto a questa domanda. Mi saluti, mi chiamo Veronica, grazie, sei fantastica, ti ho scoperto in un commento su Greta Menchi e subito sono andata a vedere i tuoi video, sei fantastica, continua così. Allora, innanzitutto grazie. Ciao Veronica! Claudia Bico, che è una mia amica, mi chiede se sono innamorata. Sono innamorata? Sì, sono innamorata. Ciao Claudia! Alice Cebrero mi chiede chi ti ha ispirato a cominciare il tuo percorso su YouTube. Sinceramente mi ha ispirato uno youtuber, che non è proprio uno youtuber perché non fa vlog, è una ragazza che si chiama Auto Miller, che è questa qui, che tra l'altro ti assomiglia tantissimo, che è questa qui, la sua faccia, lei. E lei mi ha ispirato, che faceva video dove ballava. Poi ho iniziato a vedere gli youtuber americani, poi sono passata con gli inglesi, ho conosciuto Lea, Sofia, quando ancora avevano un canale insieme. E quindi sì, una cosa e l'altra, mi sono iscritta su YouTube, adesso sono qui a fare un ask con mio cugino, che è troppo bello. Ciao Alice! Ho tagliato il suo nome! Brava. Alice.cipro mi chiede se fossi la protagonista di un film, quale film sceglieresti? Se potessi scegliere il film sarei, anche se non l'ho ancora visto, Città di Carta. Vorrei tantissimo essere Margot, perché quella ragazza è una ragazza misteriosa, ma allo stesso tempo è bellissima, è perfetta. Poi è interpretata da Cara Delevingne, io amo Cara Delevingne. E quindi lei... È uscita in Francia. E si chiama... La face cachée de Margot, e in italiano vuol dire il viso nascosto di Margot. Esatto, guardate che cioè, ho una cugina che sa francese e italiano, è una cosa fantastica. E poi per ultimo mi chiede, si chiama Femminimento, e mi chiede, Ciao Ire, quando vieni a Parigi ti voglio molto bene una tua cuginetta. Allora, quando vengo a Parigi non lo so, perché è lei, in poche parole, quindi non lo so, non lo so, no, ma secondo me... Un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Chiudi la, metti la mano davanti.